Questo sì, sono un'organizzatrice di eventi culturali come Contamina. Contamina nasce nel 2013 da una situazione molto particolare, ovvero io e Fernando, che è il mio ex compagno con cui abbiamo creato questa realtà della Lotus, avevamo pensato di andare a fare il saggio finale del corso di teatro all'ex chiesa di Sant'Antimo sopra i Canali, che è uno dei luoghi più belli, ecco, di questa città, che ne ha tantissimi di spazi utilizzabili. Quindi anche far conoscere gli spazi, magari se no sono... Sì. Quindi noi ci siamo informati sulla possibilità di utilizzare questo spazio, dove c'era stato fatto soltanto una mostra fotografica. E nel 2013 non c'era il bagno, non mancava l'elettricità, era proprio uno spazio nudo, bellissimo, e era privato. Quindi noi ci siamo informati e ci hanno detto che si poteva prendere questo spazio affittandolo per un minimo di 4 giorni. E allora si è detto, ok, se si prende per un minimo di 4 giorni non ci si fa solo una cosa, ma ci si fa un evento sì, intero, una piccola rassegna. Artisti, perché noi venivamo da 2 anni prima, avevamo incominciato a organizzare eventi dedicati all'arte di strada e all'artigianato artistico, e quindi avevamo già fatto dei festival. Per quel luogo abbiamo pensato a una situazione particolare, quindi abbiamo chiamato i nostri amici circensi, i nostri amici musicisti, e poi c'eravamo noi con il gruppo del teatro degli adulti e abbiamo detto, ok, lo chiamiamo Contamina perché gli spettacoli che stiamo proponendo, fra cui comunque quello del gruppo degli adulti, sono contaminati da più linguaggi, quello circense, quello teatrale e quello musicale, e da lì è nata l'idea. Mettici una mano. Bello. Mi hanno detto siete gli artisti della serata di stasera, fate uno spettacolo. Di cosa si tratta questo spettacolo? Si intitola La Coppa del Santo. La Coppa del Santo. Ci saranno 32 santi in gara, l'uno contro l'altro, e insieme al pubblico decideremo qual è il santo patrono della serata, ma anche di tutto l'anno a venire, insomma. Quindi sì, è una ricerca di un patrono comune. E i santi che vedranno, insomma, gli spettatori stasera, sono tutti disegnati a mano, nuove icone sante. Ogni santo è perfettamente iscrivibile nella sagoma di un pesce. E il perché del pesce ha chiaramente un triplice significato che non sta a noi spiegare. Il Contamina nasce proprio, come hai detto tu, cioè come un contenitore in cui convergono più linguaggi artistici. Infatti, per esempio, stasera si incomincia con uno spettacolo di teatro, domani sera c'è uno spettacolo di teatro e danza. Già da stasera partono dei piccoli spot di un gruppo di artisti circensi che saranno in giro, ecco, per il centro storico con piccoli passaggi, e che poi l'ultimo giorno concluderanno con una performance di nuovo circo. E
In più, appunto, ci sono le installazioni fotografiche. Annalisa, fai parte di questo evento Contamina, con questa installazione fotografica, da un concetto ideologico importante, si chiama appunto Esisto solo se mi guardi. Come mai la scelta di questo nome? Allora, la scelta di questo nome perché quest'anno Contamina come festival ha anche rischiato di non essere fatto, visto il periodo Covid a cui siamo stati bloccati in casa per mesi. Parlando con Chiara Migliorini, che è l'ideatrice di Contamina, oltre a che la direttrice artistica, è venuto fuori proprio l'esigenza dell'artista lasciato in disparte. L'artista è a tutto tondo, perché possa essere appunto la fotografia come nel mio caso, ma anche la musica, la danza, il teatro, il cinema. Se non c'è uno spettatore, non c'è nemmeno l'artista di conseguenza. Quindi Esisto solo se mi guardi proprio per quello. Anche le mie fotografie esistono solamente se c'è qualcuno che le guarda, altrimenti sono solo dei semplici file che rimangono dentro a una scheda. Giuliano, questo evento esiste dal 2013, è un evento puramente piombinese. Che cosa rappresenta secondo te questa tipologia di evento? Allora, è un evento che io ho sempre seguito dalla sua nascita, perché ha avuto anche un'evoluzione, nasce proprio con gli artisti di strada. Mi ricordo col circo, per 2 anni c'è stato proprio il tendone, quindi portare l'arte circense di strada all'interno delle mura di Piombino. Io credo che mi sono innamorato del titolo di questa mostra. Contamina, secondo me, è un nome fantastico, un festival, e nell'estate del Covid credo che festival migliore, potevo rinunciare a tutto ma non a un festival che si chiama Contamina, perché in questo caso la contaminazione è positiva. Quest'anno gli abbiamo dato, oltre alla valenza, diciamo, artistica, che vediamo dalle 21 in poi con vari artisti, anche questa valenza di dibattiti, e ne approfittiamo per dibattere nel post-Covid della figura dell'artista e tutto il mondo che gravita intorno all'arte, quindi anche tutte le maestranze, perché non dimentichiamoci che c'è tutto un mondo dietro, non c'è solo chi sale sul palco, ma c'è tutto il mondo che lavora, che in questo momento, pur avendo riaperto le attività, è quello maggiormente penalizzato. Basta pensare ai cinema e ai teatri, che con le restrizioni del Covid sono ancora in gravi difficoltà. Abbiamo i dibattiti che oggi, domani e dopodomani appunto si svolgeranno. E dopo il dibattito alle 21.45 segue uno spettacolo al giorno, quindi stasera, domani e dopodomani. Poi gli altri luoghi sono il centro storico per il passaggio degli artisti circensi che ti ho nominato prima, il Teatro nelle Foglie. Mi sento di dire che quest'anno io una strada la vedo molto molto chiara, quindi la strada del confronto tra artisti, operatori, pubblico e istituzioni è ciò che io considero necessario e che mi fa veramente intravedere lo sviluppo dell'idea del festival. Prendiamo il teatro, è stato chiuso come la scuola. Molti attori e compagnie hanno messo in rete gratuitamente registrazioni di eventi teatrali, ma nessuno si è mai sognato di dire che la registrazione di un evento teatrale era il teatro. Allo stesso modo a noi docenti è stato chiesto, in una situazione di emergenza, di buttarci sulla rete per continuare il programma di studi e tenere un rapporto affettivo con gli studenti. Abbiamo fatto ogni sforzo per mandare avanti la scuola a distanza, ma nessuno di noi si sognerebbe di dire che questa è la scuola, tantomeno la scuola del futuro, come sostiene qualcuno. Vi è una stretta relazione tra teatro e società, però in realtà dovremmo sempre pensare di parlare al plurale. Esistono i teatri non solo come edifici, ma anche come forme spettacolari, così come esistono anche varie fasce all'interno della stessa società. La ricerca drammaturgica
e quindi era una ricerca dentro al teatro della fine degli anni 60 e 70 con l'animazione teatrale, si è poi congiunta con una anche la ricerca che la scuola e gli insegnanti della scuola italiana facevano in quegli anni, di una scuola che rimetteva al centro la persona, il corpo del bambino, della bambina, dell'adolescente e del giovane, così come tutta la pedagogia, i grandi maestri pedagoghi del teatro del Novecento hanno rimesso al centro la persona e anche l'attore, cioè colui che agisce, che diventa co-creatore anche dell'opera. Spiegare non solo il festival ma anche i luoghi di Piombino, una mappatura dei luoghi, ecco, cioè accogliere una quarantina, ecco, di persone come sto facendo io fra artisti e ospiti dei dibattiti, significa accoglierli e accompagnarli e guidarli in una realtà come Piombino, che gli va raccontata con il cuore, e questa squadra che ho lo fa. Per cui senza questa squadra non sarebbe stato possibile. Oggi abbiamo parlato parliamo della scuola e della cultura, soprattutto il teatro e la cultura. E il sistema scolastico giapponese ha non dico tutto, ma quasi azzerato la cultura dalla scuola. Perché? Perché c'è uno scopo molto preciso. Le nostre scuole in Giappone ha un obiettivo molto preciso, e non è quello di formare persone, soggetti ben pensanti, equilibrati, ma soldatini se non guerrieri del capitalismo. L'insegnante con la quale collaboriamo da 10 anni a Monte Castello di Vibio, dove c'è il teatrino più piccolo del mondo e dove noi i bambini li abbiamo riportati in quel teatro, un insegnante utilizza questo termine: il teatro a scuola è arte come veicolo. Oh, per chi ha studiato Grotowski, cioè arte come veicolo, noi da 20 anni cerchiamo di capire, di entrare in questa dimensione, uno dei più grandi maestri del Novecento, cioè l'arte come veicolo. Per lei il guardare i bambini fare teatro insieme a noi, ma anche insieme agli insegnanti, perché loro partecipano, è proprio arte come veicolo. Per cui in migliaia, ecco, ci siamo ritrovati a dire: questo è il nostro lavoro, questa è la nostra vita, ma non abbiamo una tutela adeguata che ci permetta di essere riconosciuti come lavoratori. Da qui, no? Che mestiere fai? Per esempio, un po' screditato. Ecco, sì. Per cui questi dibattiti servono a questo. A dare valore. A rimettersi in contatto, veramente, nascono dalla volontà di spiegare. Quindi anche sensibilizzare. Sì, spiegare al pubblico, ma non perché il pubblico non sa. Serve a spiegare al pubblico, alle istituzioni e anche a noi artisti, serve a rimettersi in contatto per dirci delle cose che forse non ci siamo mai detti. E se certe cose non si dicono e non si spiegano, non si sanno, non si sapranno mai. Io sono convinto che la lezione sia un genere teatrale, nel senso che si sa che si impara soltanto per emozioni, per cui se l'insegnante recita male è moscio e uno si annoia, impara poco e si ricorda poco. Tutti noi ci ricordiamo dai tempi della scuola, dico anche chi ne è uscito e poi non c'è più rientrato, alcuni docenti di cui si ricordano ancora delle frasi, delle parole, degli insegnamenti, perché avevano impostato una messa in scena emozionante di quello di cui parlavano, e altri che invece uno non si ricorda più neanche che cosa hanno detto. Io vivo qui da una decina di anni, è una città che è piena di contrasti e io penso di starci bene per questo. Io amo i luoghi dove si respira un contrasto forte. Qui abbiamo un sito importantissimo che è quello della fabbrica, che è stoppata, no? È ferma e ha gettato tutti in una grandissima crisi. Per me è proprio un punto centrale, ecco, cioè lì il lavoro è enorme, è lungo, però io credo nella rivalutazione dei luoghi. E oltre alla fabbrica, Piombino ha veramente degli spazi incredibili,
che potrebbero davvero svilupparsi in una riconversione culturale importante, veramente. Io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo evento e per i prossimi a venire. Grazie. E mi farà piacere poi venire, insomma, anche i prossimi anni a documentare un po' questo viaggio, va grazie bene? Mille.